Scendono dai veicoli. Hanno i fucili a pompa. Bowman, Carlos, pensate al fuoco di copertura. Combatteremo per le strade. Mason, con me. Andiamo. Decisamente no. L'intro era fatta trash apposta, eh. Salve gente, io sono Emanuele Vundici e benvenuti in questo nuovo video. I videogiochi vanno male? No. Come avrete capito, parleremo dei videogiochi. Vedremo se i videogiochi fanno male. Come mai questo argomento, Emanuele? Questo argomento è molto ripetitivo, cioè ne hanno parlato tutti, no? Io gioco videogiochi, non sono mai stato male. Bene, tranquillo. Perché questo argomento? Perché ultimamente in televisione, a casa, a scuola, dai miei nonni, non si parla d'altro. Tempo fa, in Russia, è morto un ragazzo. Si era fratturato la gamba e ha deciso di passare del tempo giocando a videogiochi. È stato 22 giorni di fila a giocare ai videogiochi ed è morto per un eccesso respiratorio, cose così. Bene, gli investigatori hanno detto che è colpa dei videogiochi, del fatto dei videogiochi. E della sua dipendenza dai videogiochi. All'ora di religione a scuola, ieri l'altro, si stava parlando delle dipendenze: sesso, droga, alcol. A un certo punto parte una dipendenza dai videogiochi. Secondo voi i videogiochi possono essere una dipendenza? È questo il punto, il fulcro dell'intero video. Ora, lasciamo perdere la intro del video trash, divertente, quello che volete, che quella è esagerata. Ma se io gioco GTA 5, c'è la possibilità che possa uscire per strada e uccidere un piccione? Proprio con un fucile e una pistola a pallini? Secondo me, no. Io ho giocato personalmente tutti GTA, molti Call of Duty, Battlefield, e io non ho ancora ucciso nessuno. Al massimo ho fatto soft air in passato, circa un anno e mezzo fa. Ora, a scuola, a italiano, durante l'ora di italiano, durante la verifica in classe italiano, c'erano, come consuetudine, tre temi, cioè tre titoli per fare i temi, per poi farci uno svolgimento. Uno su un capo indiano, un altro su una visita scolastica che avevamo fatto a Pisa, e un altro sui videogiochi. Il titolo era: i videogiochi stanno portando i giovani d'oggi a estraniarsi dalla realtà? Calcola e scrivi le tue riflessioni e i pro e i contro di questo nuovo intrattenimento. Allora, io non vorrei tornare troppe volte sullo stesso argomento, però il fatto di estraniarsi dalla realtà non è una cosa nuova. Certo, ora i videogiochi, molte persone, prima di tutto, le persone che non riescono a distinguere tra realtà e videogiochi, tra realtà e finzione, io non li farei mai toccare un videogioco. Per esempio, coloro che si impressionano davvero con i film horror, e non sto dicendo che la notte uno si sogna il mostro del film horror, ma dico proprio che proprio si impressiona e gli rimane a vita quella scena del film horror. Ecco, una persona del genere non può giocare ai videogiochi, perché è malato di testa, perché porta a estraniarsi dalla realtà. Ora, malato di testa non è un'offesa, scusatemi se
ma non è un'offesa, però avete capito, può essere una patologia, non lo so. Lo stesso, vi faccio un esempio, Don Quixote. Voi tutti lo sapete chi è Don Quixote della Mancia. Ecco, lui, leggendo tanti libri, si è estraniato dalla realtà, ha cominciato a credere di essere un grande cavaliere e di dover andare a combattere i mulini al vento insieme al suo scudiero. Beh, quindi, se già in un romanzo, che non è del Novecento, quindi questa cosa c'è da molto tempo prima del Novecento, esisteva già la gente che si estraneava dalla realtà, esistevano già questi casi. I videogiochi ora sono un nuovo pretesto, perché l'intrattenimento è in evoluzione. La gente della mia età ora, e questo mi dispiace molto, anziché prendersi un bel libro di Agatha Christie o di Italo Calvino, decide di giocare ai videogiochi. Va bene, per me non c'è nessun problema, a me i videogiochi piacciono tantissimo, ci passo un sacco di ore a settimana e non mi sono mai estraniato dalla realtà o isolato dai gruppi. E dato che tutta questa gente gioca ai videogiochi, è cambiato radicalmente questo fenomeno. Ora la gente non si estrana più dalla realtà perché si guarda tutti gli uomini del presidente e crede per due giorni di essere il presidente o una guardia del corpo del presidente degli Stati Uniti. Capite? È in completa evoluzione. Ma questo non dà una risposta. La dipendenza dai videogiochi esiste? È una patologia. Allora, dipendenza dai videogiochi esiste? Diciamo di no. Se a voi piace fare giardinaggio e state 40 ore al giorno, no, 40 ore al giorno è un po' di più, state 40 ore a settimana in giardino, è dipendenza da giardinaggio? E io non credo. Se voi state 40 ore a settimana davanti ai videogiochi, è una dipendenza ai videogiochi? Per gli esperti della Mediaset, della Rai e di tutti quelli che volete, sì, è una dipendenza. Fa male, ok, come tutte le cose, stare 40 ore in giardino di fila e stare 40 ore di fila ai videogiochi fanno male entrambi in maniera diversa. Una ti distrugge fisicamente, quell'altra ti distrugge mentalmente, ma fanno entrambi male. Tutto in questo mondo fa male, ma basta non esagerare, basta non esagerare col solito... Sì, avete capito, non bisogna anche mangiare, se un cioccolatino, buonissimi i cioccolatini, ma se ne mangio 30 poi mi viene un mal di stomaco che praticamente taso il cesso per 3 giorni, che capite? È per questo che io ho ancora l'uovo di Pasqua laggiù sulla mensola e che chi guarda i miei video lo sa. Quindi è una patologia? No, però i videogiochi non vanno dati a chi non si sa differire tra realtà e finzione. Vi faccio un esempio. In Austria, mi pare, e se non in Austria, in un altro stato europeo o della zona europea, almeno dell'UE, via, o dell'Europa, o vabbè, sempre zona euro, uno stato, non mi ricordo quale, forse Austria o Danimarca, hanno cominciato a usare il gioco che voi tutti conoscete, il gioco per eccellenza indie, Minecraft, come terapia per la gente autista, per i bambini autisti. Molti bambini autisti, dopo autisti o autistici, molti bambini con quella patologia di autismo hanno cominciato a riparlare con i loro genitori perché, sapete, sai babbo, oggi papà, mamma, oggi ho costruito una casetta, è stata molto bellina, bella. Funziona, ha funzionato. Ora ci sono paesi che questa cosa l'hanno sfruttata tantissimo, stanno usando come terapia, come mezzo di comunicazione. Guardate This War of Mine. È un gioco che, maledizione, è comunicazione pura. Ti comunica una cosa, una situazione vera e propria. Se non conoscete This War of Mine, mi raccomando, cliccate su questo video qua che ci ho fatto la recensione. E poi ci sono stati tipo la Svezia che bloccano i videogiochi, ok? Che li vietano a minori di 18, tipo Minecraft. Mi sembra abbia vietato Minecraft ai minori di 18. Ma avete capito il mio punto? Non si può condannare una cosa soltanto perché due imbecilli, fatemelo dire, anche mi dispiace molto della fine che hanno fatto, ma due imbecilli ci hanno passato 40 ore di fila, ok? Anche in Giappone uno recentemente c'è morto che c'è stato 2 settimane di fila alla PlayStation, staccandosi soltanto per dormire, poche ore, e neanche per mangiare. I genitori gli portavano l'hamburger lì. E voi genitori, se vedete che vostro figlio sta troppo tempo al computer, e questo vale anche per me, quindi
Ciao mamma, ciao papà, state vedendo questo video e mettete mi piace, anche voi che non siete mio padre e mia madre, mettete mi piace. Anche i miei genitori dovrebbero dirmi di smettere, ma io per fortuna sono capace di smettere da me. Dopo una partita Zenzibu no Shima di 2 ore, io spengo e mi vado a fare una partita a Monopoli, o vado a leggere il Topolino, o un fumetto, qualsiasi. Avete capito cosa intendo? E voi che ne pensate? Secondo voi i videogiochi sono una patologia? Esiste la dipendenza ai videogiochi? Voi sapete il mio punto di vista, sapete come gira il mondo, quindi vi invito a lasciare un commento nei commenti qua sotto e a lasciare un mi piace al video se vi è piaciuto, se no nessuno vi obbliga. E poi è gratis, mettetelo mi piace, che ve ne frega. Quindi qua da Manalevo 11 passo e chiudo, alla prossima!